take you to the limit. Far, far away from Earth. I wanna dance in outer space. I wanna dance across the universe. Nasce da una mia passione adolescenziale per la musica, che molti consideravano un hobby che nel corso degli anni si è concretizzato in una professione. Ma è iniziato solo per la musica, facendo il DJ principalmente, poi organizzando i primi party e poi dopo si è volta negli anni gli eventi, varie tipologie di eventi e cose. Allora, diciamo il primo evento proprio che ha avuto un riscontro economico è stato nel 99, l'apertura del castello, praticamente con il mio Mac P. E da lì poi è nata questa idea di creare la società. Cioè, appena maggiorenne ho deciso di aprire la prima partita IVA e poi organizzare eventi a pagamento. Noi due ci siamo incontrati perché entrambi lavoravamo praticamente nel Banait, lei lavorava nel locale concorrente, praticamente, e poi è nata questa passione. Abbiamo cominciato a convivere e dopo è nata questo rapporto, praticamente. Sì, questo rapporto unito appunto da varie passioni, quali gli animali, che infatti ne abbiamo tre in casa. Abbiamo tre figli, di cui un boxer, un gatto nero e un pitone reale. In più abbiamo condiviso insieme anche la passione per l'arte. Abbiamo questa passione per l'arte a 360 gradi, cioè la musica, la pittura e qualunque forma di arte si possa manifestare. Infatti abbiamo aperto un negozio che abbiamo tenuto per 3 anni, era un concept store, che era un incrocio tra un concept store e una galleria d'arte, appunto, con quadri, sculture, con la partecipazione di vari artisti nel corso degli anni. E appunto poi ci ha tenuto forse più stretti la passione per gli eventi, per l'organizzazione di spettacoli. Abbiamo collezionato vari eventi nel corso del tempo, di cui spettacoli, one night, abbiamo collaborato con associazioni di non profit, quale Teleton, Ischia, abbiamo realizzato le kermesse di cabaret con artisti di Zelig, di Colorado, abbiamo poi in seguito seguito questo spettacolo live che si chiama appunto il Premio Sant'Angelo. Sì, il Premio Sant'Angelo è una kermesse al forte riscontro mediatico, praticamente vengono attribuiti alcuni riconoscimenti a personaggi di fama internazionale che rappresentano e divulgano il brand Ischia nel mondo. Tra i vari ospiti c'è stato Renzo Arbore, Nino Manara, uno dei più grandi fumettisti in Italia, Giussi Ferreri, Malika Ayane e tanti altri. Tra i vari eventi organizzati, sicuramente quello più emozionante è stato il concerto conclusivo del tour a Venus Capa di Caparezza nel 2007 al Palazzetto dello Sport di Ischia.
Caparezza è secondo me un talento innato, una persona umile, molto disponibile. Tra l'altro poi la kermesse era fatta in associazione con l'Ambref, quindi con uno scopo benefico. Abbiamo avuto un ottimo risultato, penso che sia la prima volta che nel periodo invernale a Ischia si organizzava un evento del genere. No, nel corso degli anni abbiamo organizzato varie one night con artisti di fama internazionale, tra cui Claudio Coccoluto, Todd Gardner, Luca Ricci, Lucio Aquilino, Massi DL, Carola Pisatura e ultimo praticamente Giuseppe Cendamo. Quando organizziamo un evento curiamo tutto nei minimi particolari, a partire dalla comunicazione, dal gruppo di pubbliche relazioni, all'animazione e... Cerchiamo insomma di dare al pubblico, di trasmettere al pubblico la nostra energia, la nostra passione per questo tipo di attività che a mio parere è un'attività che ti riempie di orgoglio, perché vedere una pista che salta grazie alla concretizzazione di una tua idea di certo non ha un prezzo. Gli artisti che comunque scegliamo nascono dal nostro gusto personale e da esperienze vissute. Per esempio nel caso di Cendamo, noi l'abbiamo sentito all'after del concerto di Subsonica, ci ha trasmesso questa energia positiva e quindi abbiamo scelto comunque di fare lui in un nostro party. Diciamo che fondamentalmente una caratteristica particolare che ci distingue dalle altre organizzazioni è proprio cercare di creare quello che non c'è, e lo cerchiamo di creare basandosi su quello che principalmente a noi piace, quello che noi vogliamo fare e quello che ci rappresenta meglio. Cerchiamo insomma tramite i nostri spettacoli di trasmettere la nostra energia, la nostra arte. La nostra unione, come nella vita anche nel lavoro, ci completa, perché abbiamo ruoli diversi ma complementari appunto all'interno di una serata. Lui si occupa principalmente della gestione economica della serata e io seguo la gestione organizzativa dello staff. Infatti sì, mi improvviso anche ballerina durante gli spettacoli e quindi seguo anche la parte dell'animazione della serata, ma scesa dal cubo continuo a seguire la serata seguendo appunto la console, i bar e gli eventuali clienti. Allora, lei oltre a occuparsi della parte organizzativa, anche dal punto di vista della comunicazione, generalmente sono io quello che ha l'idea e l'immagine, però e poi è lei che praticamente la realizza. Giusto. Io mi occupo di tutti i contatti relativi praticamente agli artisti, contatti e rapporti con i gestori dei locali, dell'eventuale location. E sì, mi occupo personalmente della selezione praticamente dei nostri ospiti e delle relazioni generalmente con il PR. I nostri obiettivi futuri comunque sono di realizzare uno spazio nel quale possiamo esprimere a 360 gradi il nostro modo di essere. Io penso che nella vita le persone fortunate sono quelle che riescono a trasformare le proprie passioni in lavoro, e noi penso che ci siamo riusciti alla grande. E noi non consideriamo un lavoro quello che facciamo, ma divina, non si deve.